Dopo l'intervento di Andrea Impera proseguiranno gli interventi. Preghiamo tutti di fare degli interventi brevi e chi si candida ad un intervento me lo dice prima, così lo posso presentare. Francesco Mele, Ivan Garau, Felice Maria. Maria. Sì, ti ho già segnato. Felice. Allora, scusate, allora così ci capiamo bene. Magari così facciamo parlare Andrea. Chi vuole si avvicina un attimo da me e mi dice che vuole fare l'intervento. Come mi dice il nome e facciamo l'intervento. Bosteano mi sembra di capire che l'intervento. Deve segnare o vengo lì? E se mi dice il suo nome? Signore, mi ha detto di fare il giro e si avvicina dalla signorina e mi prende la donna. Allora, buongiorno a tutti. L'idea di una Sardegna distrutta, noi la stavamo dando tutti quanti, tutte le persone che sono qui dentro, già circa 2 anni fa. 2 anni fa abbiamo preso forse tutti coscienza che stava decadendo tutto. Tutti dicevamo cosa stava per accadere, ma nessuno, pur dicendolo, ci credeva realmente. Beh, la politica è riuscita a farci ottenere i risultati più brutti che questa terra, la nostra Sardegna, potesse ottenere. Quello che c'era fuori, io arrivo da Sulcis Iglesiente, affacciandomi alla finestra di casa mia ogni giorno vedo desolazione, vedo deserto, vedo rassegnazione. Vedo gente che va avanti a gocce antidepressive, gente che sta perdendo le case in maniera passiva, da soli. Il problema grande, abbiamo sempre detto, è chi ci sta governando. Chi ci sta governando da Roma, tira le fila per far camminare l'isola in una maniera che non è possibile. In una maniera dove ci porterà solo esclusivamente alla morte. Ci stanno schiacciando giorno dopo giorno e questo lo stiamo vedendo tutti. Il discorso che abbiamo voluto fare con questa consulta è stato uno. Ci siamo guardati in faccia, in tanti, anche persone che fino a un po' di tempo fa non si parlavano, persone che poi andavano in piazza magari facevano una manifestazione uguale a quella che avremmo fatto noi, però in maniera diversa, perché le idee erano uguali, ma la testa molte volte, e io mi metto per primo, noi sardi ce l'abbiamo un pochettino orgogliosa, questo orgoglio ci sta portando alla morte. Quindi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ci dobbiamo unire tutte le forze, di tutte le categorie, qui non ci sono vincoli, può entrare chiunque, chiunque può entrare in questa consulta e dire la sua. Ma la cosa più importante, chi entra in questa consulta deve avere le idee ben chiare che chi, a partire dalla regione, sta amministrando la Sardegna, la sta distruggendo. E noi, che siamo un popolo e un popolo numeroso, dobbiamo essere in grado di dire basta a questa gente e di mandarli a casa. Non possiamo più fare altro. Un paio di settimane fa la Merkel, la cancelliera tedesca, ha preso in considerazione l'esempio della Sardegna come zona franca e ha detto anche in quell'articolo, Der Spiegel si chiama il giornale, in quell'articolo diceva non capisco perché i politici italiani e sardi non facciano nulla per metterla in atto, quando in tanti comuni d'Italia, in tante regioni d'Italia si è fatto tanto come esempio per zone franche, si è sempre preso quello della Sardegna. Cioè noi diamo l'esempio di zona franca, che vuol dire ripresa della nostra isola immediata, defiscalizzazione. Chavez ha detto che per le zone franche è disposto a portare il carburante a 5 centesimi il litro e i politici sardi ci continuano a dire che non si può fare nulla, che c'è crisi, che c'è crisi, che c'è crisi, la crisi va combattuta con metodi straordinari. Chi non è in grado, chi si fa manovrare, chi ha i fili attaccati a Roma, se ne vada via, perché Roma non può sapere come siamo in quest'isola. Noi dobbiamo continuare a vivere, abbiamo delle opportunità, queste opportunità le dobbiamo prendere, dobbiamo
avere una conciliazione comune. Ogni movimento, ognuno di noi porterà avanti le proprie idee, ma adesso una cosa sola ci serve. Ci serve guardare fuori dalla finestra le nostre montagne, il nostro mare, la nostra terra, riprendercela, e solo noi, popolo sardo, lo possiamo fare. Nessuno ci può aiutare, ma nessuno troverà mai di noi. Finisco e lascio la parola ad altri, perché saremo in tanti a parlare e tante facce si alterneranno qua. E veramente oggi sono quasi commosso dalla gente che verrà qua e si unirà a questa consulta, che fino a ieri combatteva per conto proprio. Oggi veramente si parla di unità, unità dei sardi. Ci saranno delle iniziative forti a breve, a brevissimo, e ve le comunicheremo, ma la cosa più importante oggi è lanciare questa grande piattaforma e dire basta, ci siamo veramente rotti le palle. Io vi ringrazio, una buona giornata.